Di base, allora vi presento Big Shot, che è il secondo relatore di stasera. Big Shot, tutti Ciao a tutti. ho tanti che conoscete. In realtà lo conoscete se venite all'ESC, perché Big Shot è uno dei soci dell'associazione dell'End Summer Camp, è uno dei più assidui, anche antichi partecipanti all'End Summer Camp. Stasera Big Shot ci parlerà di come fare un talk sui monopattini, che è venuto fuori quasi per scherzo, perché tra l'altro abbiamo scoperto sia io che Big Shot di aver comprato un monopattino che alla fine era lo stesso modello, quindi parlando del più e del meno ci siamo un attimo scambiati delle informazioni e abbiamo detto: ma perché queste informazioni non diventano un talk? E quindi forse è il talk più anomalo, e si vede che abbiamo presentato finora, si vede anche un po' dall'abstract, che dopo magari leggiamo. In realtà l'abstract è: monopattino ordunque, non osar parlare ambiguamente, tenendo taciute in mani nozioni oscure, e che poi non sono niente altro che le iniziali della parola monopattino. E per quanto riguarda il resto, passerei direttamente la parola a Big Shot e vediamo come viene fuori e cosa viene fuori stasera di questo talk. Grazie. Grazie Seba, ciao a tutti, sono Big Shot o Gianluca e partecipo da molti anni all'End Summer Camp, faccio parte dell'associazione che lo organizza e mi scuso da subito se non sarà un talk di livello professionale come è stato quello di Pietro prima, che è veramente, veramente ben fatto. E il mio sarà più una chiacchierata un po' in solitaria all'inizio, ma poi magari apriamo un po' di domande per guidare, o meglio, per proporvi quella che è stata la mia esperienza nell'acquisto di un monopattino e nelle successive rocambolesche vicissitudini nel suo utilizzo, diciamo, non basico. Ma prima di cominciare, introdurrei l'argomento. Beh, innanzitutto tutti sapete cos'è un monopattino. Magari da bambini l'avete avuto in modalità basica, in modalità propulsione umana, come questo qui che vi sto mostrando. E negli anni sono cominciati a spuntare primi monopattini a motore. Il motore all'inizio veniva più che altro montato un motore termico. Ma oggigiorno, con la tecnologia delle batterie al litio e dei motori brushless, ormai sono quasi tutti monopattini elettrici. Tipo questo qui. Monopattini elettrici hanno un sacco di vantaggi: sono mediamente veloci, sono pratici, sono sufficientemente leggeri da essere trasportati a mano, anche se con un po' di difficoltà. Però fino a qualche tempo fa avevano una grande limitazione, avevano due, ma principalmente una è che a livello legale vivevano in una situazione abbastanza grigia, diciamo. Diciamo che non si capiva se era possibile usarli, dove era possibile usarli, spesso la legislazione nazionale andava a cozzare con quella locale, e quindi diciamo che non è mai stato una vera opzione per chi ha bisogno di spostarsi in città, anche se già cominciavano a esserci, anche già da prima dell'anno scorso, i primi servizi di noleggio di monopattini, sì, in modalità un po', diciamo, un po' avveniristica, vista la situazione legale, ma ci sono stati degli ultimi aggiornamenti a fine dell'anno scorso e quest'anno con quanto riguarda i decreti riguardanti il coronavirus, che hanno definito bene, in maniera abbastanza chiara, cosa è possibile fare, come è possibile usare un monopattino sulla strada e, come molti di voi sapranno, hanno anche dato degli incentivi all'acquisto, e quindi andando a risolvere anche il secondo punto critico del monopattino elettrico, che era il prezzo d'acquisto, che generalmente poteva risultare
mediamente alto per quello che per alcuni può essere più che altro uno sfizio, anche se per alcuni può essere veramente utile. Quindi, dal punto di vista legale, attualmente abbiamo quattro limiti principali. Abbiamo un limite di potenza del motore, e parliamo di circa 500 watt di potenza. Poi abbiamo dei limiti di velocità. Il monopattino di per sé, come velocità massima, non può superare i 25 km orari, ma al lato pratico ci sono due grossi limiti per la circolazione che sono stati adottati da praticamente tutti i comuni, e sono 20 km orari nelle strade in cui il limite per tutti gli altri è 30, perché per le strade con velocità maggiore non è possibile circolare, oppure 6 km all'ora nelle aree pedonali. Dopodiché ci sono le luci, i fanali, la luce di stop, alcuni hanno anche le frecce di segnalazione per la svolta, ma quelle sono opzionali. E una cosa fondamentale che magari può esservi d'aiuto nell'acquisto, nella scelta prima dell'acquisto, è assolutamente vietato il sellino. Se magari cercate sui maggiori siti di e-commerce un monopattino elettrico, ne vedrete alcuni con un sellino montato, ma al lato pratico quelli non sono considerati monopattini, ma penso che siano più simili ai motocicli, e quindi andate in cerca di farvi fermare in mala maniera, in malo modo. Ok, dal punto di vista pratico dovreste, quando usate un monopattino elettrico, dovreste comportarvi similmente a una bicicletta. Cioè, usate le piste ciclabili se potete, non usate mai i marciapiedi, le strade trafficate evitatele, spesso sono evitate perché se il limite è superiore a 50 non potete andarci, ma va bene. E state attenti che spesso, volentieri, anche se vi ho detto che c'è il limite di 6 km orari nelle aree pedonali, alcune città, il centro, il vero centro, magari la piazza principale, tendono a bloccarla per evitare flussi troppo grandi di monopattini che sfrecciano da tutte le parti. Detto questo, guardiamo un attimino come è fatto un monopattino elettrico soprattutto. E vabbè, allora, onestamente la struttura è semplice, le due ruote, la pedana e il manubrio, e questo è chiaro a tutti. Andiamo un po' nel dettaglio di cose che è giusto riconoscere. Innanzitutto il motore, ci sono due tipi di motore che possono essere usati per i monopattini elettrici. Il primo è un po' vecchio stile ed era un motore collegato con una cinghia alla ruota. E questo si vedeva fino a 2-3 anni fa, era quello che la soluzione che andava per la maggiore, e d'altra parte è ancora condiviso con dei cugini tipo gli skateboard o i longboard elettrici, che ancora tendenzialmente utilizzano questa soluzione. Questo ha il vantaggio che un motore di questo tipo sono generalmente basati su misure standard, quindi è più facile la costruzione. Ma recentemente siamo un po' invasi da monopattini che hanno un motore integrato all'interno della ruota, di una ruota, come questo qui. Come vedete esce il cavo dal non lo chiamerei neanche mozza, non so come chiamarlo, vabbè, dal bullone di montaggio. Ovviamente quel cavo e la struttura interna sono montati su cuscinetti, per cui ruota liberamente, e quindi è una soluzione, diciamo, più integrata. E questo ha anche il vantaggio di poter gestire meglio la temperatura del motore, perché un motore elettrico, per quanto efficiente, più efficiente rispetto a un motore termico, comunque tenderà a scaldare, e spesso volentieri anche con queste soluzioni qui si arriva a raggiungere temperature di limite, diciamo,
per il funzionamento, e quindi diciamo che queste soluzioni qua sono, sono migliori. Dopodiché abbiamo i freni. I freni, ci sono vari tipi di freni. Un freno molto comune è quello che ancora avete di fronte ai vostri occhi, che è il motore stesso, perché come in molte auto elettriche c'è la frenata rigenerativa, a vari livelli di complessità c'è anche nei monopattini elettrici. Quindi è come se il motore frenando rubasse l'energia, recuperasse l'energia di rotazione della vostra inerzia e tentasse di rimetterla all'interno della batteria. Poi non sempre è così ben funzionante questo meccanismo nei monopattini, però diciamo che alcuni anche molto diffusi ce l'hanno. Oppure spesso volentieri per sicurezza c'è comunque una pinza a disco tirata dal solito cavo d'acciaio come nelle biciclette vecchio stile. Oppure ci sono anche, ultimamente è uscito uno con un freno a tamburo, però insomma molti usano freno a disco e tutto sommato se avete intenzione di usarlo in luoghi montuosi o collinari è la soluzione migliore, perché spesso e volentieri la frenata rigenerativa può mettere in crisi la batteria e il controller. Succede spesso per marchi molto famosi di rottura di quel sistema, e quindi è bene avere qualcosa in grado di fermarvi bene anche dopo molte frenate in discesa. Sicuramente un sistema con la pinza e il freno a disco è la cosa migliore. E dopodiché un altro elemento che contraddistingue i monopattini a motore elettrici dai semplici monopattini o giocattolo, comunque quelli a propulsione umana, sono le sospensioni. Questo è un caso abbastanza particolare, questo è un monopattino off-road, però vedete che sia l'anteriore che il posteriore monta delle sospensioni, e queste sospensioni in realtà hanno un ruolo molto importante, perché le ruote di un monopattino, come vedete, sono generalmente piccole, vanno dai 7 ai 10 pollici in base ai vari modelli, e vi assicuro che correndo anche alla velocità limite di legge 25 km/h, prendere una buca con una ruota così piccolina può essere poco gradevole. Quindi generalmente le ruote dovrebbero... Ci sono monopattini con le ruote piene, però sono ancora più rigidi, quindi tendenzialmente è sempre consigliato avere delle ruote ad aria, o con camera ad aria o tubeless, o addirittura avere un sistema ammortizzato come quello che vedete. Bene, dopo la parte meccanica diamo anche un'occhiata allo schema, ai componenti elettronici che ci sono all'interno di un monopattino elettrico, e partiamo dal fondamentale, che è la batteria. La batteria è a litio generalmente, anzi obbligatoriamente ormai, e la particolarità di una di queste batterie che trovate dentro i monopattini elettrici è che qua al 99,9% dei casi avrà un sistema della gestione della carica. Quindi avrà anche una maniera per comunicare con il resto dell'infrastruttura elettronica del monopattino, per comunicare lo status della carica, lo status di salute della batteria, la temperatura, eventualmente fermarvi se la temperatura della batteria sale troppo, e gestire anche ovviamente in maniera ottimale per le celle e per la durata della loro vita anche i cicli di carica e scarica. Ci sono
quelli che hanno vari nomi in base alle, ai vari marchi, ma che per me è ESC, Electronic Speed Controller, che è il componente elettronico che prende in ingresso la corrente, la potenza in arrivo dalla batteria, e tramite software, alcuni componenti di potenza, elettronici di potenza, genera le forme d'onda necessarie per trascinare, far andare il motore elettrico brushless. Non so se ricordate, i vecchi motori elettrici avevano un sistema spazzole per gestire la polarità all'interno del motore e farlo ruotare. Il ruolo delle spazzole in questi motori brushless viene fatto a livello elettronico. Questo permette anche di gestire in maniera più ottimizzata la potenza, l'accelerazione, il recupero dell'energia, come vi spiegavo, e molti altri parametri che magari alla fine del talk andiamo a rivedere. Infine, spesso e volentieri c'è il cruscotto, c'è un display per indicare la velocità, la batteria residua, e tendenzialmente, forse in questa foto non si vede, comunque c'è sempre un comando dell'acceleratore. Nei modelli più recenti spesso il cruscotto integra anche delle funzionalità di connettività verso il vostro smartphone o qualsiasi altra cosa, dipende dai vari marchi. Spesso, ad esempio, io non utilizzo i dati che presenti sul display del mio monopattino, ma ho un'applicazione sul mio telefono che diciamo, è più ricco e mi permette di gestire l'autonomia in maniera migliore. Quando ho un po' paura di rimanere per strada, mi permette di gestire il tragitto con più serenità. Bene, questa era un'infarinatura su come è fatto un monopattino elettrico. Una velocissima carrellata su quali sono quelli che è più facile vedere nelle nostre città adesso, visto che ormai stanno letteralmente esplodendo, nel senso positivo, non nel senso della batteria. Questi sono dei Ninebot S1 e S2, li riconoscete perché hanno la pedana molto molto fina e la batteria è all'interno dell'asta che sale verso il manubrio. Molto può essere accattivante esteticamente per alcuni. Questo è anche una soluzione però che sposta il baricentro molto in alto e per quanto mi riguarda dà una minore sensazione di sicurezza all'utilizzo. Dopodiché l'altro che sicuramente avrete visto nelle città sono i Xiaomi M365, M365 Pro, e molto molto simile c'è anche il Ninebot G30 Max, che è praticamente lo stesso monopattino in versione aggiornata, un po' più potente. Questo diciamo che è il best seller assoluto di queste settimane. Personalmente è quello che ho preso, il Pro, e come diceva Sebastiano è quello che abbiamo scoperto di condividere, diciamo. Oppure potreste vedere qualche monopattino do it yourself, molto bello se ne vedete, ma rari. Questo è un po' esagerato e forse è un po' per uno scherzo, ma succede di vederli. Diciamo che c'è una quarta categoria, sono quelli che io chiamo altri monopattini cinesi. È facile trovarli nei vari supermercati ormai perché vanno di moda. Onestamente non ho mai avuto grandi feedback da persone che li abbiano presi. Ovviamente non c'è nessuna possibilità di trovare supporto in internet da alcuna community. Quello che è se avete voglia di metterci mano e scoprirlo voi, bene, se no quello vi rimane.
Perché questa considerazione? Perché per il Xiaomi M3S5 Pro ci sono un sacco di modifiche che sono state provate e sperimentate dalla community internazionale, sia a livello meccanico che a livello software. Ad esempio, in questo caso, come vi dicevo, il comfort di ruote, in questo caso il M3S5 ha le ruote da 8 pollici. Il comfort può essere, diciamo, scarso, e questa è una sospensione aggiuntiva che potete trovare nei più comuni siti di e-commerce, e va a risolvere e va a incrementare incredibilmente la qualità dei vostri spostamenti con il monopattino elettrico. Un'altra modifica molto comune, sempre legata alla stessa cosa, è il montaggio di ruote più grandi, anche se questo comporta il dover cambiare alcuni pezzi. Ad esempio, in questa foto si vede bene che i parafanghi, sia anteriori che posteriori, sono molto molto vicini alla ruota, e quindi in base anche al lotto di produzione, perché ci sono delle piccole variazioni, potreste dover farvi stampare in 3D tutto il parafango nuovo, oppure soltanto aggiungere dei piccoli distanziatori per aumentare gli spazi tra le ruote e il parafango. Poi ci sono, tornando ad esempio a questa foto che vi ho fatto vedere della pinza freno, il parafango, sempre tornando al parafango, spesso soffre di cedimenti catastrofici, perché alcune persone che sono abituate a frenare pestando sul parafango a vecchio stile, come i monopattini più semplici, tentano di fare lo stesso. Su questo componente non è forte abbastanza per gestire un carico del genere, e si deforma o si spezza tragicamente. Quindi ci sono un sacco di modifiche che potete trovare nei più comuni siti di condivisione di modelli in 3D, come Thingiverse, come questo qui. Potete stamparvelo e fare in modo che il vostro parafango sia più resistente. Ovviamente si può cambiare anche il firmware, si può avere un monopattino che va più veloce del limite di legge, ma sono sicuro che se avete la voglia di smanettare e modificare il firmware del vostro monopattino, dovreste essere in grado di cercarvi queste informazioni con un po' di autonomia. Se poi le trovate e avete delle difficoltà, potete trovarmi nel canale di EndSummerCamp su Telegram, e magari possiamo condividere qualche esperienza in merito. Allora, grazie Gianluca per tanto queste piccole informazioni. Come al solito c'è tempo per alcune domande finali, e qualcuna è già arrivata. Allora, Onire chiede: che autonomia hanno? Allora, dipende tutto dalla batteria e dal motore, ovviamente. Diciamo che i modelli più comuni vanno dai 25 km di autonomia ai 45 dell'M3S5 Pro che vi ho fatto vedere prima, ai 60-65 dei modelli più grossi. Ovviamente, come per le auto elettriche, l'utilizzo del vostro pollice destro per l'acceleratore influenza anche l'autonomia, perché se andate a velocità massima in continuazione, anzi cominciate a rallentare e riaccelerare al massimo e procedere così, probabilmente la vostra autonomia sarà ben inferiore. Bene, allora, altra domanda.
Questa volta di Max, quanti kilowattora la batteria e quanto pesa il monopattino? Allora, il kilowattora della batteria non mi ricordo, però possiamo guardare subito dopo. Il monopattino pesa tra i 10 e i 15 kg, quello che io pesa 12 kg. Diciamo che è un peso abbastanza contenuto da poter essere trasportato all'interno di casa mia o all'interno, non so, di qualche mezzo agevolmente, però è difficile portarlo a spalla dove magari non si può usare per lunghi tragitti, per cui questa è una cosa che eviterei. Quindi se pianificate di pensate di prendere un monopattino elettrico per il vostro tragitto quotidiano e sapete di doverlo portare a mano per un certo pezzo, forse dovreste o riconsiderare il vostro tragitto o riconsiderare la vostra scelta. Bene, altra domanda di Buiola riguardo il cruscotto: la comunicazione con la tua app funziona via Bluetooth? Nel 99% dei casi sì, e anche quanto riguarda il cambio di firmware, se siete interessati in questo, generalmente si fa tramite Bluetooth. Ovviamente Bluetooth non è infallibile, quindi se fate questo genere di cose siete consapevoli che è possibile il fatto di dover smontare i vari controller, saldare sulle schede i pin per andare a riflashare manualmente i vari controller, i vari microcontrollori, che nel caso specifico sono degli STM32, se qualcuno è interessato. Bene, altra domanda degli Xiaomi. Io parlo di questo ormai perché è questo che di cui ho su quella esperienza. È anche vero che praticamente tutti i Xiaomi e Ninebot, che sono praticamente la stessa marca, sono condividono questa architettura, e non è che ce ne siano molti altri disponibili sul mercato con firmware custom. Se poi invece avete un monopattino do it yourself, ovviamente potete prendere degli ESC più customizzabili usati per mille altre applicazioni, e a quel punto non ci sono questi problemi. Bene, altra domanda di Pietro, che dice: parlavi di raffreddamento, qual è la temperatura limite del motore? La temperatura limite del motore dipende dai vari modelli. Se non ricordo male, lo Xiaomi comincia a rallentare a limitare la potenza intorno ai 65 gradi. Io sono arrivato solo a quel limite lì, non mi è mai capitato che si fermasse del tutto, per cui non saprei dirvi il limite massimo. È anche vero che se volete ci sono delle modifiche da fare anche per quanto riguarda il raffreddamento del motore. Ci sono delle, diciamo che tra la forcella anteriore e il cerchio con il motore c'è abbastanza spazio per montare delle eventuali coperture in plastica che convogliono l'aria in maniera più forzata. E alcuni hanno buone esperienze con questi sistemi, io non l'ho mai provato, forse lo potrei provare in futuro. Grazie. Grazie. Altra domanda di Onire: quelli modificati che velocità raggiungono? Allora, i Xiaomi modificati tendenzialmente raggiungono velocità tra i 34 e i 35 km all'ora. E questo è limitato da un valore che si chiama KV, che hanno i motori elettrici, che sono le rivoluzioni per volta
E quindi questo valore in volt è legato alla batteria, quindi il voltaggio, la serie, il numero di celle in serie della batteria influenza la vostra velocità massima. Ci sono modi per aumentare il voltaggio della batteria degli M365. Ci sono altri modelli molto costosi di monopattini elettrici che possono raggiungere anche i 90 km all'ora. Hanno delle batterie mostruose, hanno doppi motori, sono molto più pesanti, sono totalmente legali. Se vi fermano avete buttato via tipo $4,000. E quindi diciamo che tendenzialmente l'M365 Pro da questo punto di vista ha un buon compromesso, perché è riconosciuto come un monopattino, diciamo, legale. Ed è difficile andare a scoprire se davvero avete fatto le modifiche, ma non dovreste farle, no? Bene, allora grazie mille a Gianluca Bigshot per essere stato qui con noi stasera, aver condiviso la sua esperienza sui monopattini elettrici. Ciao, grazie Sebastiano.